visto adesso Conte, ma ha fatto un passaggio umano, proprio antropologico, pazzesco. Era in 4 mesi, era un cazzo di professorino messo lì in università che faceva l'esegesi del diritto romano, e adesso è qui, cambieremo il mondo, cazzo! Il primo a intuire la metamorfosi di Giuseppe Conte è stato Beppe Grillo. Pochi mesi prima era solo lo sconosciuto giurista della squadra di potenziali ministri di Luigi Di Maio. Mi piacerebbe mettere a disposizione la mia competenza professionale. Poi fu il premier avvocato degli italiani, garante del governo giallo-verde. Sono professore avvocato, mi accingo ora a difendere gli interessi di tutti gli italiani. All'estero ha rapidamente trovato amicizie illustri, ma anche avversari assai tosti. Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio? In Italia ha sofferto a lungo i due ingombranti vicepremier Di Maio e Salvini. Dopo il boom della Lega alle europee di maggio, nel governo si sono viste le prime crepe, soprattutto quando il capoleghista ha iniziato a muoversi da premier convocando le parti sociali al Viminale. Si entra sul terreno di scorrettezza istituzionale. Da giugno ad agosto i rapporti tra gialloverdi sono andati in picchiata, fino allo strappo finale di Salvini che ha aperto la crisi di governo. Conte ha tirato fuori gli artigli, fino alla Red Ration il 20 agosto in Senato. Caro Matteo, hai annunciato questa crisi chiedendo pieni poteri, ti ho sentito invocare le piazze a tuo sostegno. Questa tua concezione, permettimi di dirlo, mi preoccupa. Sembrava che Conte fosse pronto a lasciare e invece ha raddoppiato, riuscendo con un triplo carpiato a proporsi come naturale successore di se stesso, con una maggioranza in cui i rossi del PD hanno preso il posto dei verdi leghisti. Non sarà un governo contro, sarà un governo per il bene dei cittadini. In 18 mesi da sconosciuto il prof Conte si è trasformato in una riserva della Repubblica, qualcuno dice nel nuovo leader del centro-sinistra. Lui, del resto, l'aveva detto in tempi non sospetti. Il mio cuore è tradizionalmente battuto a sinistra.